Siamo con Iñaki Rueda, il capo della strategia della scuderia Ferrari. Iñaki, è circa un mese che sei con noi. Vuoi spiegarci in cosa consiste il tuo lavoro al Moretto Box? Sì, io sono il capo della strategia. Allora, il mio lavoro effettivamente è il muretto, ma per le nostre decisioni che noi facciamo il muretto di quando fermare la macchina per in gara, ne abbiamo tanta gente lavorando con noi nel remote garage qui a Maranello. Allora, allo stesso tempo che io faccio le chiamate per fermare la macchina in gara, a me mi aiutano un elenco di gente al remote garage per fare queste decisioni. E gestire questa gente nel remote garage, allo stesso tempo di essere il muretto e dire quando fermiamo, questo è il mio lavoro. Come ti sei trovato, come stai trovando qui a Maranello, che è un'esperienza chiaramente diversa da quelle che hai fatto in passato con altre scuderie? Ah, molto bene. Io, venendo dalle scuderie inglese, mi pensavo che forse una scuderia italiana lavorasse molto diversamente che una scuderia inglese. In verità, quando sono arrivato qui, ho visto che la Ferrari mi ha accolto con i bracci aperti, no? Mi sento molto, come diciamo, in casa, no? Ci sono non tanti spagnoli qui oggi a Maranello, hai cercato di fare un po' una comunità con i tuoi conterranei? Siamo un po' di spagnoli, ma in verità gli italiani sono così simili agli spagnoli che non vedo la necessità di fare una comunità di spagnoli, vedo tutti gli italiani e spagnoli che sono veramente simili, no? Mi sento molto, molto comodo con gli italiani. Parlando di Spagna, è proprio in Spagna che ci trasferiamo al prossimo appuntamento sul circuito di Catalogna a Montmeló. Come vedi questa pista che tradizionalmente è molto difficile anche per le strategie per via del consumo di pneumatici? Barcellona è una pista tradizionalmente che è molto, molto dura con le gomme, no? Di qui che nel 2013 abbiamo avuto anche 4 soste, l'anno scorso 3 soste, una pista che strategicamente si è difficile da sorpassare. Ma abbiamo tante soste con quale giocare, allora spero che strategicamente sia una gara interessante che ci permetta lottarla con la Mercedes ancora. Ci saranno degli sviluppi sicuramente su tutte le vetture, pensi che sia una pista che possa adattarsi alla Ferrari? Spero di sì, spero che quest'anno la Ferrari stiamo facendo un molto buon lavoro e spero che portiamo più sviluppi che gli altri. È chiaro che tutto il mondo va a portare una macchina quasi nuova, come quella che avevamo a Bahrain, ma aspettiamo di noi fare un po' più di sviluppo degli altri per essere ancora più vicini alla Mercedes e ancora poter lottare con loro per vincere la gara.